Questo servizio viene offerto da Cellati Moto, concessionaria Beta Motor per Brescia e provincia. Visitate lo showroom di Cellati Moto a Brescia in via Chiusure 234C. La cittadina bergamasca di Nembro, adagiata allo sbocco della Val Seriana, è tornata ad ospitare a distanza di un anno la conclusione del campionato italiano trial indoor, presentando un'eccellente gara organizzata dal motoclub Lazzate. Questo grazie al lavoro svolto dalla locale sezione Nember Trial, che ha visto i propri componenti lavorare duramente per giungere ad un risultato estremamente soddisfacente. E si è trattato di un tracciato del tutto innovativo, quello proposto dagli addetti del Nember Trial, con ostacoli dal profilo inedito che purtroppo hanno dovuto essere rivisti in corsa per via della pioggia della serata. Ma nonostante questo straordinario lavoro, si sono ugualmente rivelati impegnativi e spettacolari, sicuramente adatti ad una finale di campionato. E si è trattato di un finale di campionato con l'esito scritto ancora prima del via. Infatti, data l'assenza di Grattarolo, infortunato nei giorni precedenti, Lenzi ha così potuto gareggiare in tranquillità. Ma nonostante il titolo già in tasca, ha comunque vinto e convinto tutti con una guida superba, imponendosi su Maurino ed Orizio. La serata purtroppo ha riservato una pioggia che ha costretto gli organizzatori a rimaneggiare in estremis gli ostacoli per motivi di sicurezza. Fortunatamente poi è tornato il sereno e la gara ha potuto avere inizio davanti ad un pubblico traboccante che ha seguito con grande attenzione l'evoluzione dei concorrenti, contribuendo così alla perfetta riuscita della manifestazione. Alla meta per il numero 8 per Francesco Iolizia! Motoclub Lazzate, arriva la Brescia, Michele Orizio, vai Michi! E con mezz'ora di ritardo, un ritardo comprensibile logicamente per la pioggia e per i lavori svolti, ha inizio questa manche eliminatoria. Come sempre 10 concorrenti che affrontano le 5 zone di volata in un tempo massimo questa volta di 8 minuti. I migliori 3 passeranno poi alla finale. La nostra chiamata e il vostro applauso, il campione italiano Fabio Lenzi! Subito di Nembro all'indirizzo dei 10 piloti di questa sera, ma abbiamo ancora una presentazione da fare da parte di colei che ci segnerà ovviamente i punti. Sto parlando di Vittoria, questa ragazzina che poi mostrerà. Superata la manche eliminatoria del pomeriggio e servata ai piloti delle categorie inferiori, il giovane della Valsesia Filippo Locche in sella alla Beta 125 ha dovuto fare i conti con l'eccessiva durezza delle zone previste per la sfida finale di campionato. Purtroppo Locche non è riuscito a superare nessuna zona, chiudendo la gara al nono ed ultimo posto con 27 penalità. Con un punteggio leggermente inferiore di quello registrato da Locche, il 17enne bresciano Giacomo Saleri in sella alla Beta 125 ha chiuso l'ottavo posto, ma ha lasciato intravedere anche in questa occasione una grande potenziale che sicuramente verrà fuori nella prossima stagione con il passaggio alla cilindrata superiore. Infatti riesce a superare Saleri in modo straordinario la difficile seconda zona, facendo meglio anche di qualche big. E al termine della fase eliminatoria per Saleri ci sono 23 penalità e l'ottavo posto. Gara assolutamente anomala per il piemontese Francesco Iolitta in sella alla Beta 4 tempi, che non ingrana per nulla sbagliando le prime 3 prove. Le 3 penalità pagate poi alla quarta zona non risollevano il morale di Iolitta, che torna a sbagliare anche alla quinta sezione, consolandosi solamente con il successo al parallelo. E al termine con 23 penalità, le stesse di Saleri ma con un tempo gara inferiore, Iolitta chiude credibilmente al settimo posto. Nella sua trazione, di conseguenza, ha dovuto appoggiare i piedi per recuperare, e a questo punto con un carico di 3 penalità. E lo sponsor che lega a questa zona e ci arriva molto bene, ragazzi.
e parte male la gara del pilota di casa Matteo Poli in sella alla bitta, che sente la responsabilità di dover fare bene a tutti i costi davanti al pubblico amico. Purtroppo anche per Poli la gara si rivela di un livello decisamente più impegnativo e questo compromette le sue ottime capacità di guida, ribadite anche in questa occasione. Dopo le prime tre zone sbagliate, off limits anche per lui, Poli ha superato unicamente la quarta sezione posando un piede e a fine manche riesce a vincere la sfida parallelo chiudendo la gara in sesta posizione. E c'è stato un problema durante la serata che ha coinvolto Matteo Comignoli, il quale dopo aver stupito tutti con un sorprendente passaggio a zero alla difficile seconda zona e ad una penalità alla quarta sezione, Matteo Comignoli subita incappato in una brutta caduta all'uscita dell'ultima speciale, dovendo abbandonare in barella la gara. Fortunatamente poi i sanitari non hanno riscontrato problemi rimandandolo a casa. Peccato per Comignoli che qui a Nembro ha disputato la sua migliore gara nel campionato indoor, una gara veramente all'altezza dei migliori. Guarda questo passaggio qui e andiamo con Matteo. Attenzione ragazzi, sul ciottolato, e adesso attenzione a questo doppio passaggio, sicuramente il ritiro forzato di Comignoli, caduto all'uscita dell'ultima zona, ha favorito il giovane della Gas Gas Luca Cotone, che dopo un avvio di manche disastroso con le prime tre zone off limits anche per lui, ha recuperato qualche punto alla quarta speciale, riprendendo così un po' di fiducia. E a riprova delle sue ottime capacità, Luca Cotone ha sorpreso tutti superando la quinta zona con un solo piede d'appoggio tra le ovazioni del pubblico. Finalmente ha visto un pilota superare questa zona speciale. Il successo poi al parallelo gli ha confermato con 19 penalità complessive la quinta posizione finale, un risultato discreto che lo vede a un passo dai big, così che l'anno prossimo, quando li dovrà affrontare col petrolio rosso, sicuramente avranno un avversario in più da temere. La gara del vicentino Andrea Vaccaretti in sella alla bitta, che in cuor suo puntava alla qualifica per agguantare il terzo posto in campionato. Infatti Vaccaretti è partito bene con una sola penalità alla prima zona, non certo facile, ma poi non è riuscito a superare la difficilissima seconda speciale. Veramente bravo, avete visto proprio in un tempo solo due ostacoli e ora... Andando avanti poi ci sono due penalità per lui alla terza sezione che gli consentono di riprendere le redini della gara. E a riprova della sua abilità nei percorsi artificiali, Andrea Vaccaretti ha stupito tutti superando per primo a zero penalità la difficilissima quarta speciale. Purtroppo per il vicentino della Beta la festa è durata poco e un'indecisione nel passaggio sull'ultima sezione gli ha chiuso le porte per la finale, lasciandolo così al quarto posto, chiudendo per lui anticipatamente la gara in questa posizione. Sì, purtroppo alla zona numero 5 ho commesso un banale 5 e non sono riuscito ad entrare in finale. Niente, sono molto dispiaciuto perché comunque potendo entrare in finale mi sarei giocato sicuramente il podio e anche qualche posizione in campionato, questo non è accaduto, per cui anche stasera è andata così. Un solo grave errore segna la prima manche di Michele Orizio in sella alla Gas Gas, sempre più in forma in questo scorcio di stagione. Anche per Orizio la manche eliminatoria inizia con un piede alla prima zona e un nulla di fatto alla seconda, dove sbagliando l'attacco non riesce neppure ad entrare. Le cose per Orizio vanno meglio alla terza sezione, dove riprende fiato con l'ausilio di tre piedi, mentre poi recupera strepitosamente, volando letteralmente sulla quarta zona speciale, così come sulla quinta. Ambedue non certo facili, senza la necessità quindi di posare dei piedi. Questo chiaramente merito della sua grande abilità. E grazie a questo exploit, Orizio ha guadagnato il secondo miglior punteggio parziale, ma perdendo poi la sfida parallela, ha chiuso il terzo posto utile per accedere alla finale. Questo servizio è stato offerto da Cellati Moto, concessionaria Beta Motor per Brescia e provincia.
Cellatti Motor vi aspetta nel suo showroom a Brescia in via Chiusure 234C.